Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 2, capitoli 13 e 14, 12 e 16 aprile 1899. Quest'oggi, senza farmi tanto aspettare, Gesù è venuto subito e mi ha detto: Tu sei il mio tabernacolo, tanto è per me stare nel sacramento quanto nel tuo cuore. Anzi, in te ci trovo un'altra cosa di più, che è il poterti partecipare alle mie pene. Ed averti insieme con me vittima vivente innanzi alla divina giustizia, ciò che non trovo nel sacramento. E mentre diceva queste parole, si è rinchiuso dentro di me. Stando dentro di me, Gesù mi faceva sentire ora le punture delle spine, ora i dolori della croce, gli affanni e le sofferenze del cuore. Intorno al suo cuore vedevo un intreccio di punture di ferro che lo facevano soffrire molto a Gesù. Ah, quanta pena mi faceva vederlo tanto soffrire. Avrei voluto io tutto soffrire, anziché far soffrire il mio dolce Gesù. E di cuore l'ho pregato che a me desse le pene, a me il patire. Gesù mi ha detto: Figlia, le offese che più trafiggono il mio cuore sono le messe sacrilegamente dette e le ipocrisie. Chi può dire quello che compresi in queste due parole? A me più pareva che esternamente si fa vedere che si ama, si loda il Signore
e internamente si ha il veleno pronto per ucciderlo. Esternamente si fa vedere che si vuole la gloria, l'onore di Dio. Internamente si cerca l'onore e la stima propria. Tutte le opere fatte con ipocrisia, anche le più sante, sono opere tutte avvelenate che amareggiano il cuore di Gesù. Stando nel mio solito stato, Gesù mi ha invitato a girare per vedere che cosa facevano le creature. Io gli ho detto: mio adorabile Gesù, stamane non ho voglia di girare e vedere le offese che ti fanno, stiamoci qui tutti e due insieme. Ma Gesù insisteva che voleva girare. Allora, per contentarlo, gli ho detto: se vuoi uscire, andiamo dentro qualche chiesa, che là sono più poche le offese che vi fanno. E così siamo andati dentro una chiesa, ma anche là era offeso più che in altri luoghi. Non perché nelle chiese si fanno più peccati che nel mondo, ma perché sono offese fatte dai suoi più cari e da quegli stessi che dovrebbero mettere anima e corpo per difendere la gloria e l'onore di Dio. Perciò giungono più dolorose al suo cuore adorabile. Quindi vedevo anime devote che per bagattelle da niente non si preparavano bene alla comunione. La loro mente, invece di pensare a Gesù, pensava ai loro piccoli disturbi, a tante cose da niente, e questo era il loro apparecchio. Quanta pena facevano queste tali a Gesù e quanta compassione facevano loro stesse, che badavano a tante pagliuzze, a tante frasche, ed intanto poi non benignavano con uno sguardo a Gesù. Gesù mi disse: figlia mia, quanto impediscono queste anime che la grazia si versi in loro. Io non guardo alle minutezze, ma all'amore con cui si accostano, e loro me ne fanno un cambio. Più badano alle paglie che all'amore. Anzi, l'amore distrugge le paglie, ma con molte paglie non si accresce un tantino d'amore, anzi lo si diminuisce. Ma quel che è peggio, queste anime che si disturbano tanto, ci perdono molto tempo, vorrebbero stare coi confessori le ore intere per dire tutte queste minutezze, ma mai mettono mano all'opera con una buona e coraggiosa risoluzione per svellere queste paglie. Che dirti poi, o figlia mia, di certi sacerdoti di questi tempi? Si può dire che operano quasi satanicamente, giungendo a farsi idolo delle anime. Ah sì, dai miei figli il mio cuore viene più trafitto, perché se più gli altri mi offendono, offendono le parti del mio corpo, ma i miei offendono le parti più sensibili e tenere fino nell'intimo del cuore. Chi può dire lo strazio di Gesù? Nel dire queste cose piangeva amaramente. Io feci quanto più potevo per compatirlo. Ma mentre ciò facevo, ci ritirammo insieme con Gesù sulla croce. Ecco, questa meditazione è molto bella, anche se molto forte e molto dolorosa, dove Gesù mostra alla sua diletta alcune fonti di immensa sofferenza per lui. E anche si capisce bene, no? Dal contesto, come lui desideri qualcuno che soffra con lui, che lo consoli, che gli faccia compagnia in queste pene, che compatisca, che lo capisca, ecco, in questi suoi dolori. Quindi si vede proprio come il rapporto di Gesù con Lisa è un rapporto sponsale, è un rapporto da amico ad amica. No, perché nella santa sponsalità, io dico sempre anche ai miei cari giovani promessi sposi, dico: guardate che dentro l'amore sponsale ci deve essere l'amore di amicizia, che è una delle forme più nobili di amore che esiste. L'amore di amicizia porta alla condivisione di tutto, porta alla fiducia piena, porta al senso del saper contare su chi ci sta vicino. Cioè, se c'è un amico vero, io so che lui c'è sempre, posso contare su di lui, posso parlargli di qualunque cosa, e sarò vicino, sarò vigile, sarò presente, se possibile, ai suoi dolori, alle sue gioie. Ecco, quindi tra marito e moglie, detto fra noi, questo ci deve stare, ecco, perché l'amore coniugale, quindi l'amore sponsale, che è un amore anche di altro, ma presuppone l'amore di amicizia, che è una delle forme di amore più puro, perché mossa appunto soltanto dal bene dell'altro. Ci sono stati tanti esempi di sante amicizie nel corso della storia della Chiesa, tra persone dello stesso sesso e anche tra persone di sesso diverso.
anche se questa è una cosa un po' più delicata che va sempre molto attentamente vagliata e soggetta a discernimento. Ecco, però Gesù, con la sua promessa sposa, ha questo rapporto confidenziale, ecco, di amicizia, si può condividere con lei i suoi dolori, no? La cosa che dice all'inizio della prima meditazione, penso che non ci sia essere umano che non si liquefaccia, insomma, che non gli piacerebbe sentirselo dire: tu sei il mio tabernacolo. È impressionante, eh? Tanto è per me stare nel sacramento quanto nel tuo cuore. Quindi è sempre molto bello vedere in queste meditazioni come, cioè, veramente Gesù vorrebbe stare nei nostri cuori come in un tabernacolo. E ricordare sempre quella idea, è una delle idee cardine, una delle, come dire, delle fondamenta di tutte le rivelazioni sulla Divina Volontà, cioè che Dio vorrebbe inebriarci di amore e di bene, ma se non lo fa non è perché non vuole, perché la Divina Volontà è questa, ma non ha la possibilità di farlo perché non siamo noi a non voler, a non creare le condizioni interiori perché questo accada. E poi Gesù lo spiega anche nella seconda meditazione, tutte quante le piccinerie, le piccolezze che si fanno anche da parte delle anime devote e che fungono da, come dire, da impermeabile alla grazia. Respingono Gesù. Addirittura Gesù dice a Luisa che è più, cioè che è più bello per lui, ecco, stare nel cuore di Luisa che non nel Santissimo Sacramento, perché mentre nel Santissimo Sacramento, sia che faccia riferimento al tabernacolo, che è un tempietto di pietra, anche se rivestito dovrebbe essere così d'oro, e così l'ostia che viene consacrata è materia inerte, no? Quindi Gesù è lì. Il pane diventa accidente senza sostanza, ma c'è lui e basta, in attesa delle anime che lo visitino. Invece, nel cuore di chi lo ama, Gesù trova, vedete, poterti partecipare alle mie pene, ecco, quindi poter parlare con te, poterti, cioè, noi abbiamo bisogno, no? Quando c'è qualcosa che ci fa soffrire, sentiamo il bisogno di parlarne con qualcuno, no? E dobbiamo imparare a farlo sempre. Anzitutto con Gesù e con Maria. Ma se abbiamo un amico, Gesù e Maria non sono gelosi dei veri amici, sentiamo il bisogno di parlarne anche con lui. Cioè, se presente di condividere, guarda, questa cosa bruttissima, insomma, è normale, è insito, no? Quindi la condivisione è insita, il desiderio proprio di stare in questo modo insieme, no? Ti posso partecipare alle mie pene? E ti possa avere insieme con me vittima vivente dinanzi alla divina giustizia, cioè la condivisione di Gesù non è semplicemente finalizzata alla consolazione del suo cuore, ma siccome tutti quanti questi peccati vanno riparati, questo a noi non ci piace e tendiamo a dimenticarcelo, e Gesù sta in atto continuo di riparare i peccati, anche adesso sta in stato di vittima in tutti quanti i tabernacoli, questo dobbiamo sempre ricordarlo. È vero che si trova in cielo, quindi non può più, come dire, soffrire in senso stretto. Però quello che lui ci racconta, insomma, le tristezze, i dolori che sente, insomma, nel tabernacolo, o a vedersi trattare in certo modo, specialmente da chi, adesso passeremo alla seconda parte, dovrebbe eccellere, ecco, nell'amore verso di lui, nella riparazione, nella gloria, questo, quello che lui dice è ci è dato di capire, lo fa soffrire. E Gesù cerca consolatori e riparatori. Questo è evidentissimo da questi testi. Noi possiamo opporre quanto vogliamo i ragionamenti della nostra testolina, anche ben formata teologicamente, a dire: ma come Gesù è Dio, ti pare che c'ha bisogno di un essere umano per essere consolato? Oppure come fa a soffrire se adesso si trova in cielo? Possiamo fare un sacco di obiezioni, ecco, qui comprendiamo come tante volte dinanzi al mistero di Dio
dobbiamo fare un passo indietro e dobbiamo far cessare di parlare la mente, ecco, ed entrare appunto nel linguaggio sponsale dell'amore, del cuore. Quindi poi a un certo punto Gesù si rinchiude, dice Luisa, dentro di lei. Processo analogo a quello che fa nell'ostia consacrata. E gli fa sentire quello che lui vive, le punture delle spine, i dolori della croce, gli affanni e le sofferenze del cuore. E poi vede la cosa peggiore, intorno al cuore questo intreccio di punture di ferro, e che Gesù gli spiega che sono due peccati prevalentemente dei ministri di Dio, purtroppo, che lo uccidono. Le messe sacrilegamente dette. Un sacerdote che osa fare una cosa di questo genere fa uno dei peccati in assoluto più gravi che si possano commettere. Io ho sempre pregato il Signore e spero, perché non dipende, noi a volte possiamo fare anche dei guai grossi senza accorgercene, che mi preservasse da una sciagura del genere. Perché sono consapevole di quanto dolore dia a Gesù. Una tragedia di questo genere, no? Non mi ricordo, forse nelle ore della Passione o in qualche scritto, forse nelle ore della Passione, Gesù dice l'orrore che prova nell'andare in mani che scolano marciume, ecco, usa questa espressione veramente terrificante e guai. Cioè, un sacerdote dovrebbe stare lontano dal peccato come dalla peste bubbonica, capite? Ma se proprio disgraziatamente fosse caduto in qualcosa, abbia la creanza o di non celebrare proprio, che ci fa più bella figura, o di confessarsi prima di celebrare la Santa Messa. Quindi, dovrebbe essere la quarta ora delle ore della Passione, cioè quella in cui parla dell'istituzione dell'Eucaristia, di dove fa riferimento alle mani che scolano marciume. È impressionante. E poi qui c'è il tema dell'ipocrisia. Questo passo sicuramente piacerebbe tanto al Papa attuale, che parla tanto dell'ipocrisia, parla dell'ipocrisia, anche qui certamente l'ipocrisia è un problema universale, qui ci si possono mettere anche i fedeli comuni, no? Però quando dice esternamente si fa vedere che si ama e si loda il Signore, internamente si ha il veleno pronto per ucciderlo, si fa vedere che si vuole la sua gloria e l'onore di Dio, internamente si circonda la stima propria, sembra che Gesù di nuovo alluda soprattutto ai consacrati. Guai a loro, ecco. E questo vale generalmente per tutti, cioè. Perché noi dobbiamo chiederci non soltanto perché facciamo una cosa, e già questa sarebbe una grande domanda, ma dobbiamo chiederla per chi facciamo una cosa. Gesù lo spiega nel Vangelo, no? Le catechesi sull'ipocrisia sono tante, ma sono specialmente quando parla del digiuno, della preghiera e dell'elemosina. Davanti a chi tu fai il digiuno? Per chi lo fai? Per te? Per atteggiarti da santo, per farti vedere che sei santo? Capite? Quando preghiamo in pubblico facciamo, diciamo, delle sceneggiate gratuite, tranquillamente evitabili, per farci notare, ma noi questo lo sappiamo nel fondo della nostra coscienza. Capite? Chiaro che se questo non vuol dire, cioè, capite, ci stanno gli eccessi doppi, no? Allora io non voglio farmi accorgere che digiuno, allora mento. Questo non è volontà di Dio. Io non voglio farmi accorgere che digiuno, allora mi trovo in questa circostanza, non lo faccio proprio perché altrimenti dovrei dire che l'ho fatto. No. È un problema interiore, d'accordo? Non si deve mentire per coprire un'opera buona, né si deve omettere di fare un'opera buona per timore che le persone se ne accorgano e pensino chissà che. L'importante è che non ci sia l'intenzione sottile, cioè che io la faccio proprio per questo motivo. Noi sappiamo, l'abbiamo visto tante volte, che le nostre intenzioni non sono pure al 100%, ma il Signore si accontenta dell'intenzione, come dire, fondamentale
Poi sappiamo che può essere macchiata da qualche punta di amor proprio, da qualche punta di... Ma un conto è essere macchiata da qualche punto, un conto è farlo per questo motivo. Ecco, io ostentare una santità esteriore che non ci sta, no? Io sinceramente mi sono sempre chiesto, ma questo è un fatto personale, insomma, probabilmente è un dono di Dio, non dipende da alcun merito, come si fa a fare la doppia vita? Con che coraggio, insomma? Io non avrei coraggio, cioè non si tratta di virtù, credo. Non saprei con che faccia presentarmi, insomma, davanti al Signore o davanti ai fedeli se dovessi fare la doppia vita. Non sarebbe proprio buono. Però a quanto pare c'era, ai tempi di Gesù, chi faceva la volta della doppia vita, c'è. Io non so un sacerdote come fa a andare a celebrare messa sapendo di aver commesso un peccato grave, volontario. Non lo so, però a quanto pare esistono insomma situazioni di questo genere e sono fonti di enormi amarezze per il cuore di Gesù. Allora, figlioli miei cari, cioè non esiste chiaramente il regno della divina volontà, adesso tra non moltissimo ormai. Tra un mesetto circa entreremo nel clima del Natale. Dobbiamo sempre ricordare le parole che hanno detto gli angeli e i pastori, eh. Pace in terra agli uomini di buona volontà, eh? Cioè se la volontà non è orientata al bene, cioè chi fa la doppia vita, chi fa la... cioè ipocrita in greco significa etimologicamente attore, hypocrites, cioè uno che fa proprio una recita. Cioè... Ma io dico, ma questo, ma che coscienza c'è? Ma si pensa che Dio non lo vede, che si può ingannare l'Altissimo? Io sinceramente tra secolo... Cioè, se non ci sta una buona volontà di fondo, cambiamo oggetto di meditazione. Non ne sentiamo proprio le meditazioni sulla divina volontà. Cioè, evidente, no? Non è assolutamente possibile, tollerabile o immaginabile una doppiezza di questo genere, no? Questi peccati vanno riparati, figlioli miei cari. E dovremo inventarci qualche cosa per consolare un pochino il nostro piccolo, il cuore di Gesù. Ecco, poi un altro giorno, vedete, è bello anche questo qui, no? Gesù la invita a girare, qui usa sempre questo termine, ci sono altri giri che chi fa fare, i giri penitenziali potremmo chiamarli questi, a fargli vedere cosa combinano le anime e come lo offendono. Allora, Luisa, vedete la sapienza popolare che dice occhio non vede e cuore non duole. Dice, senti, non lasciamo perdere, stiamoci in santa pace io e te. Però Gesù voleva consolazione, quindi ha insistito. Allora Luisa dice, vabbè, andiamo in qualche posto carino, andiamo in qualche chiesa. Dice, così sicuramente è lì. Ahimè, ecco. E si accorge che non è certamente che la chiesa è il luogo dove si fanno peccati orribili, no? Cioè, insomma, le profanazioni della chiesa con gli atti impuri, insomma, sono cose abbastanza rare, gli omicidi, no? I furti. Furti in chiesa qualcuno ne vengono fatti, insomma, da parte di qualche ladruncolo, insomma. Però, insomma, non è, cioè, le bestemmie da scaricatore di porto, generalmente, insomma, non anche le persone insomma, che hanno questa abitudine capiscono che si sta in un luogo sacro e che le bestemmie in chiesa non si dicono, insomma, no? Quindi magari non vengono fatti da un punto di vista oggettivo, ecco, i peccati più esecrabili o in maggior numero, però sono offese fatte dai suoi più cari. Capite? Cioè, noi facciamo subito un esempio, no? Un esempio un pochino grossolano. Se mi dovessimo andare a quel paese... Uno che ne so, mi taglia la strada a Nian Incrocio, ma visto è conosciuto e alza la mano e mandiamo a quel paese. Certo, non mi fa piacere, ma insomma, è un incidente che si dimentica facilmente. Ma se mi mandasse, Dio non voglia, a quel paese un'amica, persona cara, un familiare, il coniuge, un figlio o un genitore, insomma. E non soltanto se ti mandasse a quel paese, anche se ti facesse un piccolo sgarbo, una cosa che ti fa rimanere male, magari una cosa da cui da un estraneo non ci faresti manco caso, ma da una persona vicina sì, ti fa male, no? Ecco, questo è il contesto.
non si fanno più peccati che nel mondo, né più gravi che nel mondo, ma sono fatti dalle persone più care, cioè anche qui i ministri, e poi i frequentatori abituali delle chiese dovrebbero essere le anime devote. Ecco, però sapete che un conto sono le anime devote, e un conto, vedete, qui purtroppo Gesù fa un po' di esempio di anime che più che devote sono quelle che dispregiativamente vengono magari chiamate bigotte, questo termine che viene tanto abusato, insomma, in tanti contesti, no? Ecco, perché a volte diventa una scusa per stare lontano dal Signore. C'è che vado a messa tutti i giorni, mo mi metto a fare il bigotto. Non è che è da bigotti andare a messa tutti i giorni, è da bigotti andare a messa in quel modo. Quindi che tu stia a messa, sì, certamente a... Come gesto devoto, ma con un comportamento interiore ed esteriore che lascia senza parole Gesù, perché se tu stai in chiesa tu pensi a Lui, se tu stai a messa tu pensi a Lui, devi prepararti alla comunione, devi volgere lo sguardo a Lui, il desiderio a Lui, il pensiero a Lui. Non si può stare in chiesa pensando per tutto il tempo agli affari nostri, guardando l'orologio, dice sì, va la messa tutti i giorni, però la messa dura 20 minuti, perché dopo non va bene. Quindi non possiamo stare in chiesa in questo modo. Oppure, peggio ancora, tu stai in chiesa, cominci a girarti a destra, a sinistra, e guardi quello come sta vestito, quell'altro come sta conciato, questo di qua, quello di là, cominci, critichi quello che fa il prete, se fa bene, se fa male, se è troppo lungo, se è troppo corto, se è noioso, se è antipatico. Capite? Sono le famose, sempre nelle ore della passione, Gesù dice, ci sono molte opere apparentemente buone, ahimè, che sono fatte però più per offendermi che per glorificarmi. Qui dobbiamo farci l'esame di coscienza tutti quanti, esame di coscienza sincero, perché, ripeto, davanti a Gesù noi non possiamo nasconderci, non possiamo. Se ci sono problematiche di questo genere, la cosa più sensata da fare è prenderne atto, fare una bella risoluzione, lavorare su noi stessi ed eliminarle. Com'è che le persone vanno a messa tutti i giorni, alcune, e poi so dei mezzi diavoli? Ci sono stati dei casi famosi, insomma, nella storia della Chiesa, nella storia anche dell'umanità, no? Io ricordo sempre a scuola, raccontavano, insomma, che Giacomo Leopardi, che si professava ateo, insomma, non credente, era uno spirito così sensibile, insomma, che lasciava delle bellissime poesie alla letteratura italiana, lui diceva che era rimasto scandalizzato, non mi ricordo, credo che addirittura fosse la povera madre, insomma, o comunque qualcuno della sua parentela molto stretta, che appunto andava a frequentare regolarmente la Santa Messa e poi, come dire, aveva un comportamento non edificante. Quindi, allora, perché quel comportamento non è edificante? Scusa, ma se uno va a messa e fa la comunione, se santifica, dovrebbe diventare santo. Però questa è un'altra cosa che a noi non c'entra mica tanto bene in testa. La maggioranza dei fedeli, io parlo da prete, c'ha un'idea magica di tutto. Cioè, va a farmi la comunione e diventa, ma no, chi l'ha detto questo qua? E divento santo. Ma chi lo ha detto? Ecco perché poi sono tante le questioni interminabili, che sembra che se uno non può fare la comunione sacramentale, alla fine del mondo. I famosi divorziati, risposti. Ma chi l'ha detto che la comunione, cioè la comunione fa santo chi ha le debite disposizioni? Cioè, primo, non sta in stato di peccato mortale, se no quello altro che è santo. Vai a fare il sacrilegio più grosso che esiste, cioè tutte le chiacchiere che fanno sui divorziati risposati, cioè, ma possono, cioè, se un divorziato risposato praticante, d'accordo, quindi che ha rapporti stabili, fa la comunione, non ci stanno santi, quello è un sacrilegio, punto e basta. Ma non diversamente dal fatto se facesse la comunione una coppia di ragazzi che hanno scelto di non osservare la castità prematrimoniale, che hanno rapporti, che magari ogni tanto fanno finta di andarsi a confessare facendo confessioni sacrileghe, perché se non c'è un pentimento, c'è la decisione di smettere, la confessione non vale nulla, e andare a fare la comunione. Cioè, capite? Non sono gli unici peccatori divorziati e sposati, ma magari fosse così, ma molti che si alzano a fare comunione dovrebbero stare seduti.
Quella comunione, ma quale santo? Quella comunione è il più grosso peccato che si possa compiere. E ammesso che tu stai in grazia, non basta, perché i vecchi catechismi, troppo facilmente lasciati nel dimenticatoio, ti dicono essere in grazia di Dio, fare il digiuno eucaristico e pensare e considerare chi vai a ricevere prima e ringraziarlo adeguatamente dopo. Capito? E questo si deve fare. Se no, quella comunione lì non è una comunione sacrilega, ma è una comunione tiepida. E la comunione tiepida, che cosa dice Gesù nel libro dell'Apocalisse? Magari fossi caldo o freddo, ma poiché sei tiepido, cioè non sei né caldo né freddo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Dice queste parole, terzo capitolo del libro dell'Apocalisse, le dice lui, non le dico io. Allora, che te fa quella comunione? Non te fa quasi niente, anzi, d'accordo? Intristisce un pochino il cuore di Gesù perché dinanzi a un dono tanto grande come l'incontro eucaristico con lui tu stai così, capito? Cioè che tarsi da quel banco come se andassi a prendere una caramella, tanto perché è arrivato il momento di passare la comunione, d'accordo? Con la testa per aria e quando torni ti metti seduto e ti cominci a pensare agli affari tuoi, ma che comunione è quella? Capite? Che cos'è? E l'idea magica, scusi, ho fatto la comunione. Ecco qua, quindi ormai sono santo, come dice, mi hanno fatto il malocchio, fammi una bella benedizione, boom, capite? Cioè, riducendo le cose sante, che sono i sacramenti e i sacramentali, a una sorta di pratiche magiche, deresponsabilizzanti, d'accordo? Quindi basta che tu fai quella cosa e magicamente sparisce tutto quanto il male senza che tu debba cooperarci in nessun modo. Ma questo è l'anticattolicesimo per antonomasia, è l'antirivelazione per antonomasia. Capite? Cioè, la divina volontà opera in fusione con la volontà umana, capite? Non al di sopra, al di là o contro la volontà umana. Quindi c'è sempre un'operazione, questa è la dottrina cattolica quintessenza di cooperazione con la grazia, sinergia si chiama in tecnico, in termini tecnici. Cioè la grazia opera tanto più e tanto meglio quanto meglio tu ti prepari, ti disponi e collabori con la sua azione. Se no tu fai 100.000 comunioni, e come mai che sei sempre come eri a 100.000 comunioni fa? Non sei cambiato per niente. Questo dà occasione agli atei e ai miscredenti di bestemmiare il nome di Dio, capite? E se non sono giustificati nel fare questo, perché la santità della Chiesa e dei sacramenti non dipende dall'incoerenza di un singolo fedele, quindi non è che questo li legittimi. Però in un certo senso nihilistica, capite? Perché uno c'ha tutto il diritto, cioè sono state pronunciate delle frasi blasfeme. Nietzsche che diceva: io crederò al Vangelo quando vedo un cristiano degno di questo nome. Vabbè, sicuramente insomma sono scuse, però sono provocazioni brutte queste qui. I figli della Divina Volontà, noi sappiamo, sono nascosti nella vita interiore, ma come Gesù dice, c'è sta una cosa che non possono nascondere, che la virtù si vede. E le virtù più visibili sono quelle che ci fanno belli, soprannaturalmente, nei rapporti con gli altri, ma ci fanno anche belli il nostro rapporto con Dio. Cioè, se tu vedi una persona che ci crede, un prete che celebra la messa che ci crede, si vede. Perdonate, specialmente adesso che c'è la messa in lingua volgare, col sacerdote rivolto verso i fedeli, che l'attenzione è tutta puntata su di lui. Un fedele che fa una comunione come Dio comanda, si vede. Certo, non basta che stai il cuore in ginocchio, che ti inginocchi prima e dopo la comunione, che ti metti con gli occhi chiusi e con le mani giunte. Poi bisogna vedere che cosa ti passa per il cuore, come preghi, che cosa dici. Però, insomma, qualcosa si vede, insomma, anche all'esterno, no? La meditazione si è protratta, ma purtroppo c'è un'ultima drammatica considerazione che i sacerdoti di questi tempi, siamo nel 1899 qui, ma adesso questa cosa è peggiorata, che operano satanicamente giungendo a farsi idolo delle anime. Un sacerdote deve vigilare molto su questa cosa qui, Cioè le anime non devono idolatrare il sacerdote, sostituire il sacerdote con Dio. Lui non deve neanche autorizzarle implicitamente queste cose. Quando vede che una persona si appiccica troppo, quando vede che una persona disordinatamente attribuisce al sacerdote il bene che non è suo, perché viene da Dio,
quando vede che comincia a considerare il sacerdote in maniera, come dire, sostitutiva della divinità, cominciano a dire che devo fare, che non devo fare, cioè vorrebbero che uno fosse imboccato nei minimi particolari, quasi sostituendo la coscienza che ogni fedele deve coltivare e che deve imparare a esercitare davanti a Dio. Il compito di un sacerdote è questo, aiutare la persona a capire la volontà di Dio e a interfacciarsi con lui, non con il sacerdote. Allora, è vero, io parlo per esperienza, che questo a volte succede, come dire, per scarsa esperienza, per immaturità, senza che il sacerdote, diciamo, volontariamente abbia fatto nulla per cui accade una cosa di questo genere, però quando accade bisogna poi prendere, le contromisure. Ecco, ma bisogna fortemente vigilare, questo vale per i preti e per chiunque, Nessuno può mettersi al posto di Dio. Cioè, il rapporto costitutivo e fondativo della fede di un'anima è tra lei e Dio. Ecco, il sacerdote è l'amico di Dio che aiuta la persona che lo desidera a entrare in feconda comunicazione con Dio. Questo sì, ma nulla di più e nulla di sostitutivo. O Divina Maria, queste cose che abbiamo sentito, insomma, tanto fanno soffrire il cuore di Gesù, tanto lo affliggono, evidentemente risuonano e rimbalzano e riverberano nel tuo all'unisono, con uno stesso e identico nell'intensità dolore a quello del tuo figlio. Quindi consolare lui è consolare te in queste cose, è la stessa identica cosa. Noi sappiamo quanto tu hai a cuore il decoro, il silenzio, l'attenzione a Dio in chiesa. Possiamo provare a immaginare come assistevi tu alla Santa Messa, ma l'immaginazione dovrebbe sforzarsi assai, ecco, per entrare nella perfezione delle tue disposizioni, no? Però io ti raccomando, specialmente le anime che si dicono mariane, ecco, di parlare al loro cuore, di renderle particolarmente sensibili a queste tematiche e soprattutto anche aliene e avulse da ogni spirito di idolatria. Noi ci rivolgiamo a te e a Gesù come punti di riferimento, cerchiamo nei ministri di Dio certamente un aiuto, un sostegno, una guida, un indirizzamento, ecco. Ma sempre ricordando che loro non sono lo sposo o la sposa, ma sono gli amici dello sposo o della sposa. Le anime sono le vostre e solo con voi devono imparare a relazionarsi, a prendere decisioni e a vivere cristianamente, possibilmente. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.